muore. Mollatevi! Vedete, non lo teniamo, non lo teniamo. Durante la pubblicità è successo di tutto. Voglio andare via! Devi restare, ci devi illuminare. Noi vogliamo il faro di centrocampo, rimango un campo e ne vogliamo uno qui. Rimango fino a mezzanotte, dopo di che va bene, doppia puntata. Allora, Gabriele, parliamo di registi, quello che sembrerebbe mancare a Lecce, l'uomo che crea il gioco, che ha la visione, Lecce ha il piede buono. Ne usa zero, invece il Catania ne usa due. Ecco, per esempio, gli avversari. Che cosa ha mostrato questo girone d'andata per quanto riguarda quel ruolo? Quali sono quelli che sono messi maggiormente in luce? Sicuramente le squadre che hanno un regista di un certo livello se lo tengono stretto. Il Catania spesso usa un modulo con due registi, modulo non conta niente, Gavino. Usa due registi in campo, Musacci, Agazzi. Esatto. Due calciatori in dubbia esperienza Musacci, ragazzi invece un giovane che si sta ritagliando giusto spazio con il Catania, quello che magari avrebbe potuto fare Pessina qui. In più c'è il Benevento a De Falco, un regista che ha nelle sue qualità anche un po' anche un'efficiente interdizione, un calciatore forte che magari forse potrebbe essere una pegnina di scambio in qualche trattativa tra Lecce e Benevento. E se ci spostiamo a Foggia, di 300 km a nord da qui? Beh, Foggia ha come regista Cristian Agnelli, un calciatore che è cresciuto nel Lecce, che esatto, magari si è riqualificato proprio nel Foggia dopo che non ha trovato spazio nella prima squadra del Lecce dopo le giovanili. Giocò nel Verona forse, esatto. Sì, giocò anche nel Verona. Sì. Poi personalmente io mi ricordo un regista che magari potrebbe far comodo a Lecce, anche se ad oggi non so se sarebbe capace di fare il titolare, Alex Pederzoli, l'ex regista del Gallipoli in Serie B e ora in forza al Pordenone nel girone A di Lega Pro. Potrebbe essere una soluzione, anche proprio perché Braglia magari non contempla il regista nei suoi ideali tattici, però magari in certe situazioni un uomo così d'ordine in mezzo al campo sarebbe ideale. Comunque, siccome ci piace, vorrei anche dire che la Serie C, perché io amo chiamarla come si chiama, perché, italiano, no? No, perché non riesco a capire perché la A si chiama A, la B, B e la C si deve però chiamare. Però le nuove proposte del presidente della Lega Pro, questa è la storia del sordo che migliorò la sua condizione perché fu chiamato non udente. Sono stronzate autentiche e basta, perché nella sostanza non capisco. L'ausiliario del traffico, eccetera. L'operatore allora, ecologico. La Serie C non è che abbia bisogno del regista come se fosse il pane o l'aria, perché è un campionato nel quale i fattori determinanti sono la corsa, la capacità di sacrificarsi, insomma sono altri rispetto alla B e rispetto alla A, però, certi scampi però se c'è anche il centrocampista d'ordine, non lo chiamo regista ancora, probabilmente questa squadra se ne giova. E il regista è importante, è vero che l'esempio che porto molto brevemente parla di una squadra che ha vinto lo scudetto. Stai facendo impazzire, cara. No, siccome mi avete messo una penna sotto la sedia, allora sto in piedi. Ah, non ti piace? E meno male che non avete messo il fico d'India. Ecco. Allora, vi ricordate questa formazione che vinse il campionato italiano nel 70? C'aveva un centravanti che giocava però alla sinistra, che si chiamava Gigi Riva, ma il centravanti che era Gori era quello che gli creava gli spazi. Chi è che costruiva la palla buona, esatto, per Gigi Riva? Si chiamavano Greatti, Cera, Nenè e Domenghini, cioè tutta gente, o almeno Cera e Greatti erano il cervello pensante, guarda caso allenati da uno al quale hanno intitolato lo stadio di Greatti, Manlio Scopigno. E abbiamo chiuso il cerchio, Gavino, hai visto? Abbiamo chiuso il cerchio. 46 anni, ma abbiamo capito. E si può dire però anche il nome della formazione. Non di certo. Beh, insomma, siccome Gigi Riva non ha giocato da nessuna parte per scelta d'onore personale, quando anche corteggiato da Madama Juventus, disse: io sto in Sardegna e ci sto bene.
e non accettò il contratto sontuoso offerto dalla Juventus. Gigi Riva vive ancora a Cagliari. Ma quando il Cagliari ha vinto lo scudetto, tu hai festeggiato? È un tifosissimo del maglioletto. Del Ma tu hai festeggiato quello scudetto? Madonna, io ho litigato per quello scudetto. La dico via, io lavoravo all'Izzanello e sul cruscotto della macchina misi la copertina, la prima pagina del Corriere dello Sport dove c'era Gigi Riva così, Cagliari campione, l'ho misi apposta. Dopo qualche minuto, uno che attualmente è consigliere provinciale, allora era consigliere comunale a Lizzanello, venne e mi disse: decide la macchina da fuori. Io sardo ci ho detto: mia, perché, cosa vuoi? Quindi con le mani addosso, poi siamo diventati buoni amici. Quindi, chi te l'avrebbe mai detto che per il Cagliari? No, chiariamo, fuori dalla Sardegna, esatto. Siamo sardi. Se un cagliaritano viene a Sassari quando sono io, però è chiaro, con lo scudetto del basket. Noi siamo scudettati, loro no. Loro hanno lo scudetto del calcio. Quindi l'hai fatto apposta di vestirti con questi colori? Questi no. No, è nero, non questi è sono i colori preferiti da Mihajlovic. Infatti ne ha comprato per quanto ancora? Alcune camionate perché gli serve per il viaggio. Basta, me ne posso andare. Tommaso, abbiamo qualche domanda dei nostri amici tramite la pagina Facebook? O stanno tutti impegnati lì a votare ancora in questi giorni? No, allora è arrivato un messaggio che di Francesco che chiede ai nostri ospiti qualche nome per il calciomercato. Qualche nome? Abbiamo già parlato. Consigli per gli acquisti. In realtà. C'è qualcuno in questa Lega Pro che vi ha Bacci, Montenegro e Lodi. Scusate, io credo che nessuno qua sia in grado, salvo qualche eccezione, per fare i nomi. I nomi li conosce Trinchera, certamente li conosce, se no non farebbe il mestiere che fa. Però possiamo dire che tipo di giocatore secondo me occorre. Per me occorre un Zanchetta. E basta. Cosa difficilissima. No, non so. Non c'è bisogno di altro. Perché anche perché l'infortunio di Caturano. Penso che ci privi della sua presenza, me lo auguro, per un paio di partite, tre. Insomma, facciamo sempre in tempo. Massimo due partite. Cioè. Due partite, sì, poi potrebbero anche essere tre perché riprende la condizione. Non sarebbe una tragedia, tu non puoi andare avanti, non puoi continuare a comprare i centravanti. Anche perché l'urgenza adesso è quello che i centravanti li fa giocare. Esatto. Ma perlomeno questa situazione dovrebbe bloccare l'ipotesi di cedere Diop, che non era stato neanche convocato per questa trasferta. Quindi probabilmente la società dovrà soprassedere un attimo, valutare bene e capire. Perché no, comunque... sta trattando Trinchiera, però ce n'è qualcuno interessato. Di nomi, sì. C'è Zito, che comunque ho visto su tutto Calciatore Net che negli ultimi 5-6 campionati li ha fatti sempre in Serie B. Esatto. Travellino, Juve Stabia. Purtroppo c'è la concorrenza. Se quei 3-4 gol al campionato li fa, che avrebbero anche una loro grande utilità, magari riuscissimo. C'è anche Verratti che potrebbe essere per la panchina, però per completare un giocatore di quel genere Caturano, perché stiamo parlando di possibili acquisti, ma uno l'abbiamo messo i suoi movimenti nei primissimi giorni di mercato, che era quello che i tifosi chiedevano: acquistare subito questa punta, quegli elementi, esatto, perciò guardo te. È arrivato questo Caturano, che impressione vi ha fatto? Ha giocato qualche minuto, però ha avuto modo già di far vedere qualcosa. Per quel poco che ha giocato, comunque ha fatto vedere di avere il senso della posizione. Sì, il gol che ha fatto è un gol da attaccante, si è trovato al posto giusto nel momento giusto. Cosa che un po' mancava, perché comunque purtroppo Curiale anche in questa partita è stato evanescente. Cioè, purtroppo Curiale, tranne il secondo tempo dell'altra domenica, bisogna dirlo amaramente, sta deludendo profondamente. Ecco, facciamo l'avvocato del diavolo. Sta deludendo Curiale, che lo ricordiamo tutti, ha avuto quel grave infortunio che lo ha limitato, è rientrato poi troppo presto, una condizione deficitaria, ma sta deludendo anche un Moscardelli. Moscardelli è crollato, il fantasma di quello dell'anno scorso. È crollato, dici tu. Io vi chiedo, sono invece magari serviti poco in male? Possiamo continuare a fare tutti questi cross e non sfruttarli? Forse sarebbe... Allora, se mi chiedi se sono serviti poco e male, ovviamente... sono serviti poco e male,
però purtroppo quelle poche palle che riceve l'anno scorso le metteva quest'anno c'è, cioè, Moscardelli non riesce a fugare, anzi peccato, sta domenica finalmente aveva segnato un bel gol, gliel'hanno annullato. Con due domande hai messo a fuoco, hai focalizzato il problema, quello che per me è il problema del Lecce, i cross, esatto, e i lanci dalla difesa. Questo è il punto, la manovra che riesce a far infilare un centrocampista nell'anima, nel cuore della difesa avversaria, noi non la sappiamo fare. Voglio ritornare, cose del genere le abbiamo viste fare per esempio a Papini fino all'anno scorso. Sì, ma era un altro campo. È una critica che stiamo facendo a Braga. Attenzione, il ragazzo a me è piaciuto per i movimenti che ha fatto, per la rapidità con cui ha infilato la palla in porta. Mi è piaciuto di meno quando ha avuto l'occasione per chiudere la partita o per chiuderla proprio e non l'ha sfruttata. È stato anche favorito dal fatto che questo Lecce un gioco vero e proprio non ce l'ha, quindi ti ci puoi calare. Vediamo se la regia ci ripropone a rallenti proprio l'occasione, molti, di quella che fallisce dopo il gol. Molti improvvisano, quindi anche lui con le sue improvvisazioni è riuscito a dare un'ottima impressione. Perché questo è il punto. Quando io eccola, vedo. Eccola Gavino, guardiamo bene. Allora, servizio in profondità. Bene, sì, lui è partito bene. Simbola, prende bene il tempo. Poi vedete l'uscita alla disperata del portiere, lui può fare solo quel movimento anticipare con la punta, poteva scavalcare il portiere, non aveva più guardato, lì è stato, è vero che è stato bravo, dobbiamo dare merito, guardate con che velocità il portiere, guardate che distanza aveva dal pallone, in due falcate gli chiude lo specchio, il pallone è esatto. Però è chiaro che non gli puoi chiedere tutto, per i 30 e 31 ancora non lo può fare. Però nasce tutto a quel punto lì. Io ho osservato una cosa, dopo un girone d'andata, quando i giocatori del Lecce a centrocampo hanno la palla, sì, che lo facciano i difensori, va bene, ma è un sintomo importante, il fatto che debbono alzare la testa e vedere a quale compagno darla. Io vedo altre squadre, pure del girone, non ci sono pure del girone C, che fanno quelle manovre perlomeno due passaggi a occhi chiusi o di spalle, sanno dove trovano il compagno. In un paio da di noi occasioni Lepore palla a tre piedi, cercare il compagno e da noi e toccare il Paolo di io sono una cosa che se non capita mai capita almeno raramente. Anche stasera è stato detto, ma è stato ripetuto in altre occasioni, che in Serie C in realtà l'importante è la concretezza, metterla dentro e correre. Però io invece penso che in qualsiasi categoria un minimo di gioco decente ci debba essere se si vuole vincere il campionato. Io credo che siano rarissimi i casi di squadre bruttissime che hanno vinto il campionato. Allora può non esserci un gioco spumeggiante, ma per carità un minimo di gioco ci deve essere. Il Foggia sta lì meritatamente, ma la stessa Casertana, io ho visto a Lecce, perché una squadra ordinatissima. Come indica la storia recente del calcio italiano, formazioni che hanno vinto la Lega Pro, l'anno dopo hanno vinto la Serie B, vanno in Serie A e fanno bella figura. No, ma noi abbiamo l'esempio a Lecce, il Lecce di Ventura, esatto. Il Lecce di Ventura aveva CBA, ma avevamo un calcio spumeggiante, lì era bellissimo. Era grande in compiuta, non abbiamo Tommaso, visto Ventura. In Serie A. Tommaso qua ci può aiutare perché ha una memoria terribile per vediamo. Patate, piccioni, tutto questo. Tra le squadre promosse dalla Serie C alla Serie B, sì, ce n'è qualcuna che non avesse un centrocampo che costruiva? Io non parlo di... No. La corsa serve, senza dubbio. Ma se servisse solamente la corsa e la vigoria fisica, noi avremmo acquistato Usain Bolt. Sì. Usain Bolt. Poi avremmo acquistato Gelindo Bordin. Cioè, sulla distanza. Serve anche giocare a pallone. Io però torno a bomba sul discorso di prima. Penso che in questo momento sia fondamentale l'aspetto mentale. Cioè questa squadra deve trovare la quadratura mentale. Noi abbiamo perso 4 punti contro le ultime due squadre in classifica. Abbiamo pareggiato col Martina Franca e pareggiato con la Lupa Castelli Romani. Abbiamo pareggiato in grande crisi e poi si è rilanciato dopo quel successo. Per cui questo secondo me è l'elemento fondamentale. Se si continua con questa mentalità probabilmente non... Ma pure l'anno scorso vi ricordate con l'Erda era la stessa cosa, abbiamo perso partite impensabili. C'è Gabriele che ci ha preparato qualche domanda. Ho preparato l'elenco della tua domanda. Sì. Niente,
pensando alle squadre che sono salite in Serie B, la Serie A, noi spesso l'anno scorso abbiamo parlato di un Frosinone bruttissimo, però il Frosinone, pur vincendo 1-0 al 90esimo, aveva Gori e Gucher o Guser che gestivano i giocatori con delle idee. Se riesci a fermarti un attimo, diamo la linea a chi c'è in linea, diamo la parola a chi c'è in linea. Sì, parliamo di registi e poi... giustamente aveva un centravanti, poi c'era chi trasformava. Esatto. Sì, anche una... vi chiedo solo un attimo di pazienza perché abbiamo una telefonata in linea, non lasciamo attendere il telespettatore, vediamo chi è che ci telefona. Pronto, buonasera. Buonasera, sono Willy da Lecce. Willy, ciao Willy, prego. Ciao, saluto i vostri ospiti, il signor Galino. Buonasera. E gli amici che stanno... attento che è carico, stasera è carichissimo, quindi comincia, vai, di quello che vuoi dire, perché se ti toglie la parola è finita. Sì, questa sera lui è carico, ma noi siamo molto, ma molto scarichi. Ma per quale motivo? Perché noi non chiediamo la luna nel pozzo, ma almeno un minimo di gioco. Cioè, questa squadra non ha un gioco. Cioè, noi abbiamo giocato sì in un campo domenica di patate, però abbiamo giocato contro una squadra che era dilettantistica. Cioè, senza fare nemmeno quasi un calcio, un tiro in porta. Cioè, il problema di base, secondo me, è che questa squadra è stata costruita con una cozzaglia di nomi, con un attacco con un attacco che si è affidato a un personaggio che ha ormai 36 anni, che non si è preso un qualcuno che lo possa sostituire, e i risultati sono questi. Perché è vero che siamo sfortunati, che abbiamo ogni giocatore che viene a Lecce si infortuna, però è anche vero che tu, quando crei una squadra, non la puoi fare con tre solo attaccanti, con un campionato così lungo, un attaccante di 36 anni, un Diotto che faceva la panchina a Matera, e solamente un Curiale che poteva fare la differenza. Questi sono i risultati, purtroppo. Chiaro, e io dico anche questo: domenica diventa decisiva, perché se tu domenica non vinci ad Andria, signori miei, ti fa veramente dura. Vi ringrazio, Perfetto, chiarissimo Willy, ti risponderemo su tutti questi punti che tu hai toccato. Però, per correttezza, fatemi anticipare una cosa. Noi abbiamo ovviamente posto all'attenzione degli addetti ai lavori, della società dei dirigenti, quella che sembrava questa grave lacuna, questi attaccanti insufficienti probabilmente per affrontare una stagione. Esatto, la risposta che ci diede proprio in questa trasmissione Corrado Liguori, ma anche l'avvocato Sticchi Damiani quando è stato interpellato, è stata la stessa. Quella era una precisa indicazione del vecchio allenatore, che aveva in mente un modulo che prevedeva l'impiego di un attaccante. Quindi dotare il Lecce di due punte come Moscardelli e Curiale, sicuramente titolari in tutte le formazioni, per di più con il supporto di Diop, sembrava... garantire la copertura per una stagione, anche per il modulo, no? Con una punta, sì, con due schede. Questo è quello che ci hanno detto i tre attaccanti. Io nel mio piccolo mi sono permesso di farlo notare più volte lo scorso agosto. Cioè, puntare sul solo Curiale, perché era l'unico che dava affidamento, sì, e poi oltre a lui puntare su Moscardelli, che per carità l'anno precedente aveva giocato bene, aveva segnato 15 gol, ma non dimentichiamo che stiamo parlando di un giocatore di 36 anni e gli acciacchi a quell'età sono dietro l'anno per un calciatore, ovviamente, è chiaro, perché poi è per chiaro. Uno che non gioca a pallone 36 anni è giovane, e però per un calciatore 36 anni sono tanti, quindi il rischio che potesse avere problemi era elevato. Diop a me risulta che non abbia fatto la preparazione quest'estate. Cioè, ha avuto dei problemi. Ha avuto problemi. Quindi tu già, società, sapevi in partenza che su Diop, almeno per il primo periodo, non potevi puntare su di lui. Quindi di fatto nel momento in cui ha fatto flop Curiale, non c'è stato più niente altro da fare. Io ritengo che una società che punta alla promozione quattro attaccanti li debba avere.
perché con qualsiasi cosa, se si infortuna uno non hai più chance. Fatemi capire una cosa. A proposito del discorso che faceva Liguori proprio qui, sì, che diceva che sono stati comprati tre attaccanti perché Asta giocava una sola punta, io però ricordo la prima partita di campionato Lecce Fidelis Andria con Moscardelli e Curiale titolari, ma poi quando la sola punta ha giocato forse per cui si pestavano i piedi, tra l'altro, sì, c'era una difficoltà perché lì abbiamo sempre la difficoltà che aveva Asta era quella di trovare un valido centrocampo con quegli infortuni che c'erano all'inizio stagione. Il Lecce ha ritrovato Salvi soltanto da qualche settimana e abbiamo capito quanto è importante Salvi. Alla fine sta giocando quella che è la vecchia guardia di questa squadra, perché il centrocampo era movibile, è diventato e ritornato quello composto da Salvi e Papini. L'anno scorso hanno fatto grandi cose. Esatto. Io mi permetto solo di ringraziare prima di lasciare tutto lo spazio che vuole, che comunque si sta allargando. Sì, si sta allargando. Che comunque va apprezzato il gesto della società che all'apertura del calciomercato intanto l'attaccante l'ha preso. Dipenso, ci ha messo un buon attaccante, il capocannoniere del girone C dell'anno scorso. Stiamo facendo un processo, però. Quindi va dato atto, io sono in sforzo sempre di essere poi, si è rotto. Poi comunque il calciomercato c'è da dire che è ancora lungo. Quindi io mi aspettavo solo che insieme all'attaccante prendessero con urgenza il regista. No, se è intenzione del mister di prendere il regista. Fatemi capire una cosa: quando parliamo di punte, stiamo parlando di prime punte, cioè di centravanti, o stiamo parlando anche di punte esterne? Perché se parliamo di punte esterne o di chi comunque ha segnato pur partendo da posizioni laterali, io ricordo che abbiamo anche un certo Tumbia, poi si potrà discutere non come è volete. Esterna. È vero che l'anno scorso a fine campionato le ultime 5 partite allora, 8 gol. Abbiamo un difensore, fammi fare i numeri. Abbiamo un difensore Dumbia che sa anche segnare. Però l'attacco è fatto di chi fa la punta a punta e di chi invece fa un lavoro per la punta e per se stesso. Allora io credo che una squadra di Serie C con 4 attaccanti, di cui 2 sono centravanti anche se non punte purissime, perché Moscardelli non lo è mai stato e non lo sarà mai, credo che possa agevolmente aggiudicarsi un campionato di Serie C a condizione che questa testa funzioni, questa testa parlo delle punte, ma che ci sia un tronco che faccia circolare il sangue e che ci sia l'afflusso di sangue e di ossigeno al cervello, cioè alla testa. Ma se tu non ossigeni il cervello, cioè le punte, con un centrocampista che li sa governare e mettere in condizione di esprimersi, tu non vincerai mai niente. Ed è chiarissimo. A proposito di questo, c'è Giulio che scrive sul nostro profilo Facebook: credo che lo stop di Rieti abbia creato nella squadra voglia di riscatto e di dimostrare il proprio valore, o diciamolo pure, dimostrare di avere gli attributi. Per ciò che concerne il calciomercato, sono sempre convinto che alla squadra manchino un centrocampista d'ordine e un elemento che sappia saltare l'uomo. E poi fa un nome, dice, anche se forse quest'uomo ce l'abbiamo, ed è Dumbia, che ancora quest'anno non abbiamo visto nella sua forma. L'uomo che salta l'uomo. Rimane aperto il discorso, abbiamo già affrontato del regista. Ne abbiamo già uno, l'uomo che salta l'uomo, ed è l'uruguaiano. Surraco. Surraco. Pure Dumbia sulla fascia salta l'uomo. Chi è che salta l'uomo meglio di Surraco? È vero, c'è Surraco. Ma non è un regista. No, infatti lui parlava di due figure diverse. Sì, io continuo a dire Zanchetta. Come esempio, per rendere l'idea. Come per rendere l'idea. Sì. Allora, Gabriele, pazienta ancora qualche istante. Secondo blocco pubblicitario è quello che avevamo indicato come termine ultimo per esprimere il mi piace sulla pagina Facebook e partecipare al concorso. Al rientro in studio vi mostreremo qual è il premio che abbiamo messo in palio, ovviamente. E andremo anche a determinare, a decretare non solo il vincitore tra i giocatori del Lecce che abbiamo selezionato, ma anche e soprattutto il nominativo di chi si porterà a casa al rientro in il giubbotto vi ufficiale. Faremo conoscere l'esito di questo sorteggio, mettiamo i nomi tutti, anche quello di Tommaso, chi offre la pizza stasera a fine puntata. Pensavo i nomi di tutti, ci vogliono i fogli. Il nome lo conosco già. No, non ve lo dico chi è. Non c'è bisogno di vincere, lo faccio volentieri. Anche Restate con noi, a tra poco per la terza parte dell'Eccezionale TV.